a Cuba, in una finca, alla Fiesta Campesina vicino a Don Pedro, nella Sienga de Zapata. Questo è un giochino campesino che serve a conoscere meglio gli animali tipici di questa zona. Siamo Fifi. Fifi, lo volete con l'animale o col coccodrillo? Con l'animale. No, mamma. La tradizione è con l'animale. No, con l'animale, scusa. È un gioco, poverino. Lei è già preoccupata che il porcellino d'India sta male, ma insomma è un gioco, dai. Immagini, fossi tu. Vabbè. Allora, io prendo il 7. Ecco. Mi fa girare un po' la testa. Vai! Lo dicevo che era un mio amico lui. Qui vicino c'è l'autogrill dove si fermano tutti i turisti all'ingresso della palude di Zapata e dove si può bere il caffè con il pezzo di canna da zucchero. Infatti ci sono anche i nostri amici turisti turchi, quelli che abbiamo incontrato a Caio Levisa. Sono qui per fare immersioni. Ma qui dunque siamo nella famosa Baia dei Porci. Aprile del 1961, due anni dopo la rivoluzione, che è il primo gennaio del 59, qui ci fu il fallito tentativo da parte degli esuli cubani e dei mercenari addestrati dalla CIA di conquistare Cuba per rovesciare il regime di Fidel Castro. La forza da sbarco principale prese terra in una spiaggia chiamata Playa Girón, proprio qua vicino. La storia della Baia dei Porci è una storia di una resistenza, di una popolazione, di un'isola che ha fatto una cosa miracolosa, resistere all'aggressione dell'America. Qui, proprio in questo posto, nella Baia dei Porci, adesso c'è il turismo. Sienza de Zapata, sembra di entrare a Jurassic Park. Criadero de los cocodrilos. Certo, qui si possono vedere i coccodrilli, ma non solo. E poi, naturalmente, ci sono le nutrie, che quelle le conosciamo molto bene. Poi un'iguana. Però sono delle nutrie carine. Però sono carine. Sono carinissimi. E qui li mangiano. E certo. Vorrei vedere. Sono da mangiare come. Guarda che lì c'è un uccellino caduto. Guarda lì. Ho capito. Salverà anche questo animalino. Ma non dobbiamo perdere tempo. Perché andiamo in lancia, in mezzo alle mangrovie e alla vegetazione, in questa bellissima palude protetta e patrimonio della biosfera. Per arrivare al sito dove stavano gli antichi abitatori del Caribe, gli Indios Taino. I Taino sono stati la prima popolazione amerinda a popolare i Caraibi, arrivando dal sud dell'America. Erano molto simili infatti ai Maya e agli Azzechi e in genere erano appunto Indios. Quando Cristoforo Colombo arrivò qui, trovò i Taino e la famosa principessa Pocahontas era una di loro. Furono praticamente sterminati dalle malattie e dalle guerre portate dai bianchi. Ancora oggi però, molti caraibici continuano a considerarsi Taino, soprattutto a Cuba. E anche questi ragazzi che danno vita alla rappresentazione della storia Taino nelle capanne ricostruite, forse qualche goccia di Taino ce l'hanno nel sangue. Massimo rispetto per questi ribelli, insomma. I capi ribelli più conosciuti a Cuba sono Atahuey e Cacique. Gli Indios tessevano anche le reti in questo caso e poi erano capaci di lavorare la ceramica. Ma cosa avranno mangiato e cosa avranno bevuto? Io sto morendo di sete. Il cocco? Saoco. Agua de coco con limone, azúcar, hielo e aguardiente. Buono. Ah, ecco, meno male, portano qualcosa da mangiare. Cosa è? Carne de cocodrilo. Buono. Ripartiamo lungo la Baia dei Porci. Arriviamo ad un diving che è lungo la strada
alla Cueva de los Peces. Allora, questo è un punto anche quasi centrale del giro che si può fare ed è anche un luogo molto dove c'è una bellissima immersione. E poi si continua e da qui si arriva a Cienfuegos. Fuori non è un granché, ma sotto l'acqua... Primero que se puede bucear los 365 días del año. Ah. El agua es muy clara, muy buena visibilidad. Ci sono anche relitti un po' dappertutto, ci sono tanti luoghi dove si può andare a fare snorkeling, ma anche a immergersi, e quindi è un'esperienza veramente incredibile. Questa zona che da qui non si vede, ma sotto è un paradiso. E naturalmente chi c'è qui? I turchi che abbiamo incontrato sulla barca di Caio Levisa. Certo, che ormai incontriamo in ogni punto. Lo facciamo testimoniare a loro che si sono appena immersi. It was fantastic. I recommend all of the people they should come to Cuba and visit here. Proseguiamo sulla strada ed arriviamo alla città di Cienfuegos, soprannominata la Perla del Sur. La città sorge in fondo ad una baia ed è uno dei principali porti di Cuba. Naturalmente c'è un marina che ospita catamarani e barche a vela, visto che la baia è così profonda da riparare anche da eventuali cicloni. Noi per ora, in attesa di portare qui Adriatica piena di velisti per caso, ci facciamo una foto ricordo.